Fuori il centro unico di prenotazione del San Salvatore dell'Aquila, 32 lavoratori urlano la loro rabbia, intonano slogan contro la società che ha vinto l'appalto alla GP di Trento, che non li richiama al lavoro, contro l'ASL che non si cura di loro. Dentro altri lavoratori, che denuncia il sindacato UGL, la GP ha fatto venire appositamente da Frosinone per sostituire quelli in mobilitazione che si sono rifiutati di firmare il contratto. Uno scandalo, denuncia il segretario provinciale UGL Giuliana Vespa, che annuncia anche azioni legali. Il servizio è stato ripreso con dei lavoratori che vengono da Frosinone e da altre parti d'Abruzzo. E voi state andando per le vie legali? Stiamo andando per le vie legali perché ci sono dei dipendenti dell'ASL e noi dobbiamo capire se questa cosa è illegale o no. I lavoratori restano fermi nella loro posizione e vogliono un contratto a tempo indeterminato e senza periodi di prova, perché spiegano la nuova società deve tutelare i lavoratori che operano al CUP anche da oltre 10 anni. La situazione purtroppo non è delle migliori per noi che da 10 anni lavoriamo qui in questo CUP dell'Aquila, e ad oggi purtroppo ci ritroviamo in questa situazione dove noi siamo qui a far valere i nostri diritti perché noi non stiamo facendo nulla di illegale. Per trovare un accordo, una via d'uscita ad una vertenza sempre più incandescente, è stato convocato un tavolo domani presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Aquila, a cui prenderanno parte ASL, sindacati e società.